Bentornati su Resident Evil 7. Nell'ultimo episodio abbiamo finalmente ucciso papà Baker con la motosega. Ok, riniziamo subito. Ci manca ancora una teste di Cerbero e dobbiamo esplorare. Aspetta, entra un attimo nel baule, nella cassa. Come faccio ad entrare dentro al baule, scusa? Apri. Prendi la foto tesoro. Dov'è? Ah, quella. Esaminala. Perché adesso mi sa che con questa riesci a aprire la cosa del camino. Infatti. Ok, toglila e vai al camino. Ah, delfino curioso! Perché mettila dentro. Dentro, perché prima dentro, non ce lo faceva dentro. Fare, perché ovviamente non avevamo preso la foto. Dentro, super il culo. E dov'era il camino? A sinistra? Aspetta. Col sinistra, demonio. A sinistra. Vai di qua. Vai ancora di qua. Ecco, sì, era dove c'era la renna, me lo ricordo. Accanto al frigorifero, vai. E c'è. Eccola. Steroidi! E questi usali, che hanno un effetto permanente. Usalo. Ti danno più vita, sì. Danno più vite e forse aumenta anche la resistenza, può essere, o la corsa. Ok, scusa, massima è aumentata, ok. Ok, quindi... Clara, torna tutta indietro. Aspetta, prima successo. Faccio pipì. Ok. Vai nel salone principale. Allora, adesso sali su. Probabilmente dobbiamo fare qualcosa sopra. Io non ricordo bene. Allora, quella è chiusa. Entra qua a sinistra. Allora, questa è la stanza di Lucas ed è chiusa. Ok, vai. Oddio, non mi ricordo. Stanza ricreativa dovrebbe essere forse questa. Non lo so, forse questo è il bagno, cos'è? Sì. Ok, niente, torna indietro. Vai dritto. Qua abbiamo... Entra qua dentro. Entra qui. Dovrebbe esserci una libreria, forse. Qualche libro. Ma io non mi ricordo dov'era. Qua dentro, eccolo qui. Cosa ho trovato? La terza testa. Prendi, la devi prendere. Okay. Esamina bene. Minchia, che cazzo ho trovato nel cestino, porco il demonio. Se tu esaminassi il posto di rasciare comunque. Dillo se hai il coraggio, dillo. Cogliere di merda. Madonna, ti faccio il culo a strisce. Madonna, quella cappa, quel attaccapanni che ha fatto prendere. La cappa. Ha fatto prendere, ma non dico, che cazzo è un mostro quell'attaccapanni. Apri. Apriti, sesamo. Sì, sono scappato! Polizia! Non correre, un secondo, Claudio. Esamina tutto il porticato. Porticato. Tutto il porticato di Dermo. Sì, sì! La smetti, ti concentri. Che allora, dovrebbe esserci pure dei vasi con dentro una moneta, forse. Monete antiche. Ci verrà qui. Ah, adesso trovo. Ma io non capisco che oggetto prendi, perché neanche li esamina, prende tutto. Era a destra, mi sembra. Sì, è qua sotto. Qui. Gira a destra ora. Appena scendi le scale. No, ora vai tutta a sinistra, qui, vai in fondo in questa cosa e c'è spui, dovrebbe esserci forse una... Ma qua c'è un passaggio segreto, ma mi sa che... È dall'altro lato, passaggio segreto. Sì, ma non so se serve la foto, comunque. Non può essere. Prova a vedere. No? Ok. That's it. Qua puoi usare le monete antiche. Ci sono gli steroidi. Non c'è pure la Magnum. Sì. E dov'è?
anni. C'è la Nutella falsa! Il niscilo! It's too late for them. Ah, quindi qua mi richiede quante monete vogliono? Sì. Lì c'è la mano. Ah, qua c'è un'altra cassetta da fare. Ah, zizzona. No. Non salvare. Ma perché clicca per ogni singola? Ma la pistola rotta servirà a qualcosa? La pistola rotta, poi sì, la ripari. La ripari. Quindi la metto nel box. Nel box, nel box. È finita nel box. Allora, qua vogliono tre monete per cosa? Un altro steroide. Qua cosa ottengo? 5, un altro steroide. Steroide, poi steroidi. Qua invece c'è la Magnum. No, non so se è una Magnum. Ah, sì, Magnum. È la Magnum, sì. E quante ne vuole? 9. Quindi io direi di tenerceli tutte per la Magnum. Certo, tanto non la riuscirei a prendere. Userai pure quella, tanto per... per ogni singolo nemico la userai, però... gli steroidi li prenderei proprio per te. Ok. Dentro la tazza del cesso non c'è. Ma scusatemi, devo andare a rispondere al telefono. Ok. Pronto, casa Becker. Sei il primo a essere arrivato così lontano. Allora cosa vuoi che faccia? Mi potrebbe far uscire da qui? Sì, Ethan, stammi a sentire. Non ti guarda. Io e la mia famiglia siamo tutti contaminati. Non posso andarmene via se prima non me ne libero. E vale anche per mia. C'è un modo per farlo. Ci serve il cielo. Dovrebbe espellere questa cosa dal corpo. Sempre che non sia già troppo tardi. Bene, quindi dov'è? Se sapessi dov'è l'avrei già preso da molto tempo. Ma credo che mia madre ne abbia nascosto un po' da qualche parte nella vecchia casa. Beh, ma se lo troviamo, salverò mia e ce ne andremo, no? Sì, così me ne andrò. La vecchia casa è alla palude, non puoi sbagliare. Ok. Fa solo attenzione a mia madre. Tua madre? Sta attento, ti stanno cercando. Oh, madonna, no. Allora, un secondo, Claudio, non... allora, un secondo, non scappare subito, eh. Sotto le scale... della casa dovrebbe esserci un passaggio segreto, però non si sa se hai bisogno di una foto per aprirlo. Qua? Sì. Ho detto sotto le scale. Sotto le... ma com'era? Sotto le, sotto le rocce, sotto le rocce. Qua? Qua. Sì, però... sì, te lo fa fare, vedi. Ma nella foresta. C'è una moneta. Ah, quindi con questo qua riparo la roba. No, non c'è la moneta qui. Oltre alla pistola potrei poi anche riparare un fucile a due canne, se non sbaglio. Ah, quello che ho lasciato di là? No, no. Boh, io direi che qua posso andare avanti. Com'è l'inventario messo? Aspetta. Hai troppe poche cure, io ti avviso. Ora dovrebbe trovare lui invece il coso, l'altra arma. Ma scusa, ma la moneta antica non era dentro la tazza del cesso qua? Dov'è la dov'è il cesso? Boh, c'è un cesso da qualche parte. Non l'ho già presa. Non c'è niente. Ah, l'hai già presa? Sì, c'era una moneta, l'ho già presa. Comunque, qual era già per fare il fluido qua? Ah, non ce l'ho il coso per fare il fluido. Ma ce l'hai. Ma che cosa devi fare il fluido? Ce l'hai il fluido. Ma devo fare l'erba. Prendi il fluido. Prendine due, perché hai due erbe. Ah, con questi posso sia creare munizioni che. Ah, è ok, non lo sapevo. Erba. Certo, tu corri, agisci senza pensare, leggere e fare. Ovvio. Poi ma anche... con questo kit di riparazioni posso... Perché urla poi? Ah, è un numero limitato, quindi boh, vedo cosa fare. Quindi la pistola... Quella ma lì... la chiave posso anche posarla, direi. Io direi... Sì, sì, leva. Per ora sì. Poi la forse la dovrei riprendere, forse. Cosa faccio? Altre munizioni?
Ora c'è un bel paio di rotture di scatole. Perché? È un dito questa parte, te lo dico. È un continuo insultare, ecco. Comunque. Vai, 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 sì. Spreco munizioni. Ok, direi che possiamo andare allora. Vabbè. Dall'altra parte. Dall'altra parte. Non commentare. Non commentare. Ma c'era le munizioni, aspetta. Che munizioni hai fatto? La pistola? Pistola. Tra, devi andare verso un cancello. Devi andare. Non libra. Cosa ho fatto quindi? Vabbè, dall'altra parte. Di qua? No, è più solo l'altro lato. Là sopra. Sinistra. Puoi seguire la zona. Sandokan! Sandokan! Adesso qua ripercorri la stessa strada di... Mia. Mia! Ma qua ci sono? Che è una grandissima rottura di palle. Ma questi sono bambini Buddha. Adesso qua trovi il lanciafiamme che abbiamo trovato con Mia. Ma che cazzo? C'erano effetti. Ok, gra. Ora, un secondo. Attento. No, un secondo, qua... Devi prima andare dall'altra parte, sì. Questa scala qui, prendi. Evita di andare verso il coso e fai il giro largo. Mi pungono questi. Claudio, corri ed entra nella stanza, nell'altra porta. Sorpassa. Che schifo. Non andare di qua. Che cos'era quell'urletto? No, non... Claudio, mi ascolti? Non li puoi prendere ora gli oggetti, devi... Pungono, mi hanno punto, sono avvelenato! Vai, c'è il poison in questo gioco. Vai a sinistra. Mi devo nascondere di nuovo? No, non devi nasconderti in nessuna parte. Ma quella vecchia magia mi fa il culo. La vecchia magia te la farà sicuramente il culo. Non c'è un cazzo! Vai fuori. Vai fuori nel balcone, che ti ricordi che c'è il lanciafiamme. E non c'è il lanciafiamme qua. Ma ecco qua. E quindi posso ripararlo questo? No. Sembra che può essere combinato. Il coso. Non ora, dopo vai avanti. Cazzo, però mi serve una stanza di salvataggio qua. Ah, l'ho trovato. Okay. Ok, qua c'è lo zaino che ti riempie, ti aumenta l'inventario. Dove, dove? Aspetta, dove, dove? Non lo buttare perché lo dovrai trovare adesso il... Boh, io direi di posare questo, le munizioni, gli integratori li poso? Ma levali. Vabbè, lo aiutano a trovare facilmente gli oggetti. Ma non sono gli integratori, mi sa che fanno... Non sono quelle pillole là? Mi sembra di no. Adesso devi andare. Dovrei fare questo io adesso poi. No, ma non ce l'hai il ragno. Devo trovare il ragnetto io. Oh porco Dio! Porco Dio, porco Dio! L'audio non ti fa quasi nulla. Mi punge, mi punge! Dove sei? E perdiamo tempo. Mi punge! Così. Claudio, non ti leva tutta la gran vita che tu pensi. Che pensavo quando incontrerà Margherita, allora. Che ti chiamerà figlio di Troia e più volte anche su Chiagazzi. Ecco. Ti insulta e... Come ti fossi... No, 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 no. Ok. Entra qua dentro. Questa casa è piena di sti cosi, perciò... Combustibile. Penso lo puoi sono combinare. Le munizioni del lanciagranate. Non si può combinare. E cosa doveva trovarsi lui? Adesso lo trova. Ok. Esci da qui a sinistra. A sinistra.
La, no. Ci sono i ragni, non c'è andata. Faccio dei bambini, Non devi toccare. Claudio, non c'è andare. Mi fa venire il volta stomaco. A te poi qua servirà una manovella. Ma lì ci sono di nuovo le api. Vai a destra. Infatti. Dai, ma è pieno di api. Non sono api. Dov'è la vostra regina? Così muore. Eccolo qua. Il beccuccio. No. Ma ancora non lo puoi fare, bello. Come si? Sì. Così. Ok. Adesso puoi esterminare tutti quelli che devi esterminare. Non usare il carburante su nidi inutili. Quelli lì che ti bloccano le porte di usarlo. Questo distruggilo. Lo distruggo questo, G. Sì, perché. Perché poi... non ti fidi di me, scusa. Vai, non ti fermare. Morto? No. Ah! Io te l'ho detto, non ti fermare. Ma ancora ce n'è! Finché non esplode, dov'è lì? Basta. Ok, allora torna dentro. No, ma io ho finito già i colpi, G. C'è quanto parla. Dove devo andare, G? Qua? Aspetta. Un secondo, cosa c'è verso i ragni? Cosa i ragnetti se... se li bruci... Però tipo... Come ti spiego? Dai un colpetto singolo con lanciafiamme. Ok, basta. Puoi aprire. Aspetta. Aia! Esatto, non ho visto. No, sono tutto pidocchioso! Ce ne sono ancora, dai un altro colpo. Basta. Ok. Cosa c'è? C'è il coso che... Basta. Fluido chimico, ok. Distruggi, devi distruggere questo qua in basso. Anche con quelle, ok. Scendi in basso nel camino, vai ora. Ma io non c'ho più munizioni, G. Ho capito, poi. Cosa ho trovato? Okay, ah, moneta. No, puttana, ti lascio qui a morire. Ti brucio, puttana! No, non usare. Voglio delle risposte. Lo so, è vero. Vorrei dirti tutto quanto, ma... Ma io ricordo solo qualche frammento, il resto è sparito. Zitta, che mi hai cercato di usare l'ascia. Ah, giusto. Dispiace se prendo la mamma in prestito per un po'. Su, fa qualcosa. Non stare lì impalato. Ethan, aiuto! Vai a fare in culo, va. Per me puoi rimanere pure lì. Zoccola di merda. Adesso devi andare a fare l'enigma. Al piano di sopra. Adesso, prendi la porta. Adesso. C'è un altro, non puoi passare lì. O puoi passare, però... Ti prendi tutti i colpi. Comunque, devi aprire la porta, vai. Resta fuori! Ah, oh, che cazzo! No! Quindi? Sì, io sono tutto tranquillo così, con tutti i ragni di sopra. Claudio, dico, fai attenzione a lei che te li lancia tutti addosso, Ed è qua nel corridoio, lei passa tra questa stanza e questo corridoio qui, lei si trova sempre. Guarda, se le spari abbastanza ti dà pure un trofeo. Però giustamente su al computer sei. Cla? Dimmi. Ti fidi di me? Quindi? Fatti una corsa verso quella stanza lì della proiezione della luce.
Oh mio Dio. Non è che lei è tutta tranquilla. Devi passare qua, qua a destra. Là. No, tu devi prima fare l'enigma. Ah già, vero. Perché poi troverà la manovella. Terzo di merda. Ciao puttana. Bene. Ma perché ti volti? Ho sbagliato! Devi stare lì. Chiudi sta porta. Ah. Mangia merda. Ma... ah no, io un ragno devo fare. Sempre che si lamenta. L'aspetti di muoverlo a cazzo, minchia, devi guardare lei. Ok. Che cazzo era? È che col mouse ovviamente è difficile. Così. No, così. No, 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 ritorna a sinistra in basso. Ok, gira la sinistra. Alzalo. Alzalo. Devi ruotarlo adesso. Leggermente. Ruotalo a destra. Alzalo. Destra. Ancora. A destra, quella è sinistra. Oh, è difficile col mouse. A destra. Ok, conferma. No! E meno male che esiste l'autocorrezione qua, se no. Farlo perfetto. No, no, sta scena fa schifo. Oh, i centipede. Cazzo, 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 centipedi. Cazzo. Che schifo, mamma mia. Che belli che sono. Vorrei avere una teca a casa di questi. Adesso devi andare sempre dritto e prendere la botola in fondo. Esattamente dove è finita la cassetta con mia. Tra poco ci arriveremo lì, Claudio, ok? Tra poco. Ok. Dovrebbe esserci pure una moneta, forse. Uccidi. Uccidi. Ecco, niente, non ha spazio. Posso scartare qualcosa? Sì. Usa i psicostimolanti. Il personaggio topato. Là sopra c'era una statuetta da uccidere comunque. Che schifo sti insetti in me. Sembrano le... come i grilli giganti. Esatto, tipo cavalletti. Quasi, quasi però. Liscio, 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 liscio. Bra. Va, metti quella manovella. Dall'altra parte. E adesso dovrei uscire nuovamente... Devi rientrare nuovamente, lei c'era in quella specie di cucina, e uscire fuori. E usare nuovamente la manovella per l'altro ponte. Non di qua, Claudio, devi andare sempre all'interno di questa casa. Qua dentro. Ma di lì non posso passare. Ci passi, ti prendi poi. No, c'è il coso chimico lì. Controlla un attimo l'inventario. Non è il coso chimico, guarda l'inventario. No, è combustibile, era. Facile. Aspetta, aspetta, no, no. Combinala con il combustibile sopra. Ricarica, devi ricaricare. Lanciafiamme. Ricarica come non è. L'hai preso. Non lo hai preso, mi sa. Chi che l'ho preso? Sparo. Certo, lo vuoi guardare? Poi dico, ti serve anche per un imminente boss battle. Morto. No, no, Claudio, lo vedi che ti bomba il cuore. Ancora! Oh, non lo so. Ancora! Ancora!
Ok, adesso ancora. Vai. Cos'è il combustibile solido? È quello per farti le munizioni. Il lanciagranate. Ricaricalo, che hai due dimensioni. Ok, adesso. Ma l'hai preso? Sì. Vai, falle. Di qua. Vai di qua. Vai adesso tutta a destra. Nella porta in fondo a destra. Esatto. E vai a metterlo nella... apri il ponte. Adesso se c'è una cassa lì sarà un po' inventario. Devo ancora prenderlo? Ok. Al culo? Ancora? Hai tanti anni, tranquilli. Ah, la chiave corvo! Minchia, quanto... C'è una cassa. Oh mio Dio. Ti giuro, mi dai al vomito. Allora, se non sbaglio, a sinistra c'è una cassa qui nell'altro ponte. Sì, eccola qua. Così mi libero un po' di cose. Dov'è? Non c'era la cassa. Me l'hanno rubata! Non era questa la stanza. Dov'era? Dov'era? No, era di qua, me lo ricordo! Non è questa... Me lo ricordo! Quindi. Ma, scusami, dov'è allora sta stanza? L'hai esaminata intanto quella cassetta? Claudio, cerca... Oddio, sono... Cerca di prendere... Eccola. Ma viene fuori? Certo no. Che viene fuori. No, no. Non farla entrare in crisi più di quanto non lo sia già. Innanzitutto curati. Curati. Dove cazzo è sta coda, sta stanza di merda? Aia, curati. Poi, apri l'inventario. Fai il combustibile. Adesso prendi l'altro combustibile. Ok, te l'ho fatto prendere, te l'ho fatto prendere. Ok, ho preso tutto. Ricarica. Adesso devi tornare indietro e usare la chiave in quella porta che era bloccata. Io che non mi ricordo dove era. La di qua, sempre dritto in questa... nella porta aperta. La destra. T'ho detto quella, no! Ecco, qui attraverso il ponte. Il ponte! E sta lì là sopra. Micchia, non riesce. Mettili la doppietta. La pistola doppietta. Ma oh, lasciagli il coso. Che cazzo? Oh, no, no! Adesso qui devi... Sparale. E quando esce tutti gli insetti fai il coso. Lanciare. Lancia fiamme. Sono i colpi potenti alti quelli che sta usando? No. L'hai fatta proprio grossa, mi hai sentito? Proprio grossa! Sparale. Ok, sali sopra, sali sopra perché ti leva vita. E come si fa a salire? No, c'è la scaletta qua di fronte. Devo scappare? No, è mio. Scappa, ovvero. È perché se restavi là sotto ti levava vita perché andava in putrefazione, non so che cos'era. Ah, è morta quindi? Sì, Claudia è morta. La strada del corvo sta quella, dobbiamo utilizzare per prendere poi il lanciagranate. Che è dentro quella casa dove abbiamo trovato prima i primi steroidi. GOLLUM! Forse ci siamo. Ah, quindi devo... ho capito. Cosa hai capito?
Pronto casa Baker. Hai trovato il siero? Ho appena sistemato tua madre e i suoi cazzo di insetti. Era meglio avvisarmi. Cioè vuole più, più bene agli insetti che a te. Ma per il siero? Non l'ho trovato. Ma so cosa serve per crearlo. Una testa di serie D e un braccio. Siamo sicuri? Una testa? Dovrei averla da qualche parte. Davvero? Ma per il braccio non ho idee. Hai cercato dappertutto? No, non ancora. Devo controllare il piano di sopra. Ok, prova lì. Se c'è, vieni alla roulotte. What the fuck? Sì, però mi servirebbe una camera di salvataggio. Una camera? Ma esamina per bene, dovrei cercare le scatole di salvataggio. C'avevi l'altra cosa, un'altra stanza c'era che non è passato. Non c'è, Gi. Non puoi entrare qua ora. No. Ti serve un'altra lanterna. Hai indovina dove la trovi l'altra lanterna? Dalla vecchia. Guarda. Minchia, è urtante. Dove cazzo devo andare? Scendere, Ora. Tornare indietro. Da Margherita devi tornare a prendermi le lanterne. Sì, ma ho l'inventario pieno. Scendi giù. Scendi giù. Ho l'inventario pieno. Non se ne è accorto male. Non se ne è manca accorto. Che razza di... pazzesco. Claudio, questo qui non è il tempo di salvare il gioco. Se non hai capito. Concentrati qua, eh. Lo vuoi sbloccare qua il... Sì. Entra dentro la roulotte allora e salva, dica quello che cazzo ti pare, perché adesso ti aspetto una bella cosa sorpresa. Ok, aspetta. Ok. Sono superstizioso. Che cosa c'entra superstizioso? Dove cazzo è il salvataggio? Oh, okay. È fatto eccolo davanti qua. 5 volte di prima. Allora, l'episodio di oggi l'episodio è finito. Baker. Ci vediamo allo scontro con Marguerite.